E vai. Boker Tov, Boker Or, Bon Yom Sheni Vashavua, Sei di Adar Alef, 1700. Eccoci qua. Allora, Ayom Yom. Allora, da una sikha di mio padre, dice a nome della mia ragazza, sikha è che il discorso, quello che anche studiamo noi giovedì, facciamo degli assaggi delle sikhot. Allora, quello di meritare, di sentirsi spinti per fare una gentilezza, qualcosa di piacevole a un altro, è un magnifico dono di Akadosh Baruch. E questo, quando noi facciamo del bene, allora, a parte certe persone che Dio non voglia, che godono nel far del male, ma parliamo delle persone normali e giuste, normalmente si gode nel fare del bene, no? Dunque questo profondo piacere nel fare del bene, in realtà è un merito, no? Questo sentirsi spinti a fare del bene è un merito, un grandissimo merito, e da un canto per noi, e da un altro canto è dunque anche da ovviamente a Kadosh Baruch Hu, grandissima soddisfazione. E al punto tale, dice qui la Yom Yom, che questo fare del bene si può sviluppare al punto che il prossimo ti è più caro di te stesso. Si possono cercare, dice, forse anche trovare molte spiegazioni sul motivo, per esempio, appunto, mi dicevamo, uno, Dio non voglia, una malattia, una disgrazia, un problema, chissà che peccato commesso, che avrà fatto in questa vita, nelle vite precedenti, eccetera. Questo per quanto riguarda noi stessi, quando ci succede qualcosa, dobbiamo fare questo ragionamento per fare teshuva. Quando invece succede al prossimo, questo ragionamento non lo facciamo e non lo possiamo fare giustamente anche, ma bisogna sempre trovare cioè per noi stessi il motivo che ci porta a fare la ciubà, per gli altri invece solo volere del bene, pregare che questo problema, questa malattia o questo male se ne va via. Dunque, alla fine amiamo il prossimo più di noi stessi, in un certo senso, su questa ottica. Questo per quanto riguarda la Yom Yom. E passiamo al Chumash, Chochmat Hashem, la Chochmah di Hashem. Allora, siamo Mashmot, Parashat Tetzaveh, seconda chiamata, e oggi siamo al pettorale. Dunque, siamo partiti dall'olio della Menorah, come doveva essere preparato, da chi, eccetera. Poi la nomina dei Kohanim e le vesti, ok? Le loro vesti, e oggi arriviamo appunto, a proposito delle vesti, al pettorale del Kohen Gadol. Allora, per il pettorale realizzerai, pagina 353, capitolo 28, passo 13. Per il pettorale realizzerai due castoni d'oro e due catene terminali d'oro puro. Le farai con un lavoro di intreccio e quando metterai assieme il pettorale, posizionerai le catene intrecciate sui castoni. Allora, farai il pettorale che tramite gli Urim e Tumim serve a fornire chiarimenti sul giudizio, come spiega Rashi, chiesto da Hashem, opera di un esperto artigiano. Dunque, come abbiamo visto anche ieri, i vestiti devono essere fatti da esperto artigiano. Con Chochmah, e anche qui e tanto di più per quanto riguarda il pettorale. Allora, lo farai con i cinque materiali dell'Efod, vale a dire con oro, lana, turchese, porpora e scarlatta e lino ritorto. Quando sarà ripiegato e pronto per essere indossato dal Kohen, sarà quadrato. Sua lunghezza finale sarà una spanna e larghezza una spanna. Riempirai i castoni montandovi le pietre, quattro file di pietre. La fila con Oden rubino, come Adom rosso, Pitda topazio e Bareket smeraldo. Questo costituisce la prima fila. Poi si passa alla seconda fila con i nomi sì, di Bnei Israele. La seconda fila, Nofech, carbonchio, Sapir zaffiro e Yahalom diamante. Terza fila, Leshem opale, Shevo agata e Achlamah ametista.
Quarta fila, visto che sono 12, 3, 6, 9, 12. Quarta fila, Tarshish, Crisolito, Shoham, Onice, Yashfe, Jaspro. Queste pietre saranno completamente incassate nell'oro dei loro castori. E mi fermo qua. Queste le ho lette di proposito io, ma sono nomi difficili per chi non li conosce da leggere. Ok, tutte insieme. Ve'asita mishbetzot zahav. Guardate Rashi, pagina 353 in mezzo, prima colonna. Mi'ut mishbetzot shtaim, ve'loperesh lechata ve'parasha zu, e la mikzat zorchan, parashat ha'choshen, gomer lecha pirusha. Dunque, cosa vediamo? Ho detto, oggi facciamo, almeno, piano piano vi porto a aggiungere Rashi, aggiungere, ok? Allora, abbiamo letto il primo Rashi che dice è espresso al plurale, che vuol dire come minimo, quando si parla di plurale, minimo due. E dunque spiega solo in parte la ragione della loro necessità. Nel brano che tratta del pettorale, poi completa tutta la spiegazione. Questo è quello che abbiamo letto. Il primo Rashi, abbiamo fatto Rashi. E andiamo avanti. Uste sharsherot zahav tahor, migbalot ta'ase otam. Ma a se avot, venatata et sharsheret ha-avotot al hamishpetzet. Hamishpetzot, pardon. Leggo di proposito piano, così potete leggere con me. Ve asita, choshen mishpat, col pettorale, ma a se choshev, è dal verbo lachshov, pensare, che poi deve essere, come abbiamo detto, fornire chiarimento, pensiero, che ma a sé e fod, dunque come di fod, ta a sé, zahav, sappiamo che è oro, tchelet, che è l'azzurro, no? Che in questo caso è il colore della lana turchese, per essere più precisi, ve argaman, dunque porpora, tola acciani, ve shesh mosdar, tola acciani il lino, ritorto, ve shesh mosdar, ta a sé. Ravua ye, ravua, merubba in ebraico, merubba vuol dire quadrato, ravua, ye, kaful, zeret, orkove, zeret, rochbo. Dunque una spanna di lunghezza, una spanna di larghezza. Umileta vo miluat eve, dunque riempire i castoni montando eve, pietra, facciamo un po' la terminologia, arba a, quattro, turim aven, Tur odem pidda uvarecheta tur echad. E comincia qui la lista della prima fila, come abbiamo letto. Poi passiamo alla seconda fila. Vea tur asheni nofer sapir yahalom. Poi terza fila. Vea tur hashlishi leshem shvo veachlama. Vea tur arevi tarshish veshoha veyashfe meshubatzin zahav iu. Bemilu otta. E adesso sentiamo Rachel che continua a spiegarci. Togli il muto però, Rachel. Allora, quando sarà, vado dal 16. Saranno incise Allora, scusa. No, 21. aspetta, ho perso, perché avevo girato per vedere, scusami. 21. Passo. Le pietre saranno incise con i nomi dei figli di Israele, 12 secondo i loro nomi, incise come un sigillo, ciascuna con il suo nome, in ordine di nascita, per tutte le 12 tribù. Ieri vi ricordate, vi avevo fatto la lista di chi era nato prima, Reuben Shimon Yehuda, eccetera. Ok. Quindi mi fermo. No, vai ancora un po' di succhi. Per il pettorale farai due catene terminali per ancorarlo alle fodde lavorate a intreccio d'oro puro. Per fissare il pettorale farai due anelli d'oro e collocherai due anelli sulle due estremità superiori del pettorale. 21 a 24 Sui nel due passo. anelli. All'estremità del pettorale inserirai le due catene d'oro intrecciate. Adesso leggiamolo in Lashon HaKodesh. Ve Avanim 21 tiena al Shmot Bnei Israel 12 al Shmotam Pituchechotam Ish al Shmot tiena Mishne Asar Shapi. Dunque sul nome di Bnei Israel 12 come le 12 tribù.
Versita la hoshen sharshot gavlut, ma se avot zahartao. 23. Ve'asita alla hoshen shtetab o zahav, venatata et shteatabaot al shne tzot ha-hoshen. Poi 24. E 24 abbiamo letto. Venatata et shte avotot zahav al shte ha-tabaot al tzot ha-hoshen. 25, 26, 27. Vai, Ronè, poi sentiamo Francesca. Le due altre estremità delle due catene a forma di trecce le attaccherai ai due castoni e applicherai a loro volta sulle due tende delle foglie, sul suo lato esterno. Farai due anelli d'oro e li metterai alle due estremità inferiori del pettorale, sul suo bordo quello che è rivolto verso il lato interno delle foglie. Farai altri due anelli d'oro e li metterai sulle due bretelle delle fold in basso e verso l'esterno, in corrispondenza al suo punto di unione, sopra la cintura delle fold. Adesso leggiamolo sul testo, grazie René. 25. Ve et shtek tzot shteha vutot titen al shteha mishpetzot venatata al kitfot ai fold el mul panav. Ve asita shteta od zahav. ושמת אותם על שני קצות החושן, על שפתו אשר אל עבר האפוד, ביתה. ועשית שתי טבעות זהב, ונתת אותם על שתי חטפות האפוד מלמטה, ממול פניו לעומת מחברתו, ממעל לחשב האפוד. וסנטיאמו, מדאם נרציזו, פינלמנטה, ונטוטו ונטינובה, ופוי, קונקלודה. לגרנו. Legheranno il pettorale con un cordoncino di lana turchese, unendo i suoi anelli inferiori con gli anelli dell'efod, così che il pettorale si trovi a contatto con la cintura dell'efod e il pettorale non si muova dal suo posto sull'efod. In questo modo, quando Aaron verrà nel luogo santo, porterà sul pettorale che è posto sul suo cuore e che fornisce chiarimenti sul giudizio i nomi dei figli di Israele come perenne ricordo dinanzi all'Eterno. Come sapete, nel Kosher Mishpat non si illuminavano. Poi ci sono diverse spiegazioni come esattamente mandava i messaggi quando si rivolgeva a Hashem, tramite se le lettere si illuminavano e il Kohen Gadol poi doveva capire il messaggio perché e formare giustamente la parola giusta. E a questo proposito vi ricordate che Hannah, la mamma di Shmuel, che avevamo fatto tutta una lezione, se vi ricordate, a proposito delle profetesse, quando è andata a pregare nel Mishkan, Shiloh, era la prima donna che ha pregato a bassa voce, muovendo le labbra. E lì ha detto, perché l'ha presa per Shikora, per ubriaca, perché lui ha visto le lettere Shikora, ma in realtà che sono le stesse lettere di Kshera. Kshera vuol dire kasher, al femminile, che è una donna, che quello che sta facendo è kasher, è giusto. Ma lui invece di leggere Kshera ha detto Shikora. Ecco, questa è una delle spiegazioni. Comunque, ecco, e tanti... Francesca ci fa il mimo. E tanti... E comunque ci sono diversi, appunto, spiegazioni di come si presentava, certi dicevano che era una voce che usciva dal pettorale e che dunque dava le risposte per quando dovevano andare in guerra, avevano bisogno di aiuto di Hashem, eccetera, ma si rivolgevano con il Gadol, al Hoshem Mishpat e fuoriusciva questa voce divina. O invece proprio le lettere che si, come abbiamo dato l'esempio di Eli, eccetera. Ok, adesso vediamolo sul testo, 28-29, ve irkesu et ha Hoshem מיטב אותיו אל טבעות האפוד בפתי תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבוא אל הקודש לזיכרון לפני אדוני תמיד. קונקלודי פרנצ'סקה, נרצ'י, פרפאי אלייזי סבולטה. אירוע אל טרנטה דסו. כיה כפרלו? Allora, adesso sentiamo Francesca. Ah, ecco, infatti non capisco. Ti ho detto, devo chiamarvi col tuo nome, classe.
Nel pettorale del giudizio metterai gli scritti degli Urim e Tumim contenenti il nome divino, che si troveranno così sul cuore di Aaron quando verrà dinanzi ad Hashem. Aaron porterà sopra il suo cuore costantemente davanti all'Eterno il pettorale che fornisce chiarimenti sul giudizio dei figli di Israele. Ok, allora, dunque, cosa vediamo? Che negli Urim e Tumim contengono anche il nome di Hashem. E su questo non... allora, il nome ineffabile di Hashem, per essere precisi, era tra le pieghe appunto del pettorale, attraverso il quale HaKadosh Baruch Hu rendeva chiare e autentiche le sue parole. Urim, allora, deriva la parola Urim Vetumim, Urim dalla parola Or, luce, ok? Dunque lucenti, chiare, dunque Urim Vetumim, puri, integre, vere, autentiche, chiare, ok? Nel secondo Hashem, che sicuramente c'era il pettorale, perché è impossibile che quella donna fosse privo dei suoi paramenti, ma non figurava però il nome di Hashem, questo nel secondo Bet HaMikdash. E a causa di tale iscrizione, che si chiamava pettorale del giudizio, e come infatti è scritto in Bamidbar 27-21 e riportato nel Masechet Yomah 73b, egli chiederà il giudizio degli Urim, e che era un oggetto appunto per mezzo del quale venivano giudicati, ammoniti se dovevano o non dovevano fare una certa cosa. Secondo Midrash Haggadah, il pettorale che espiava il peccato di coloro che avevano distorto il giudizio era chiamato pettorale del giudizio, per il perdono appunto che veniva concesso. Vediamolo nel Rashi, abbiamo fatto il primo Rashi, adesso facciamo l'ultimo. Ci siete con me? 30. Eta Urim Veta Tumim, pagina 355. Scusa, Sara. Colonna. Sì. Prima che continui. Tumim mi hai detto che vuol dire limpidi. E Urim? Qual è la Urim parola? Or. Ah, or. Urim Or. Urim. Luminoso. Tumim da parola tam, integro. E a Covid. Ishtam Yosheva Olim, per esempio. Ok. Torat Mimah. Torat Hashem Temima, Torat Hashem Temima, Torat Hashem Temima, Meshivat Nafesh. Allora, Rashi 30, seconda colonna, a sinistra, pagina 355, 30. E Taurim Vetatumim, come ve l'ho appena spiegato in italiano, adesso vediamolo sul testo in ebraico. Hu Ktav Shema Meforash, dunque nome ineffabile di HaKadosh Baruch Hu, Shaya Notno Betoch Kifle HaKoshen, Kefel sono le pieghe, dunque erano tra le pieghe del Koshen, Shaya Do Meir, dunque attraverso quale illumina Urim Or Dvarav, Umetamem Tumim Tam Metamem et Dvarav. Ubimikdash Sheni, però nel secondo Bet HaMikdash, Haya HaKoshen, ovviamente c'era HaKoshen, Ci Yefshar Le Kohen Gadol Yot Mechusar Gadim, perché come sappiamo era, e come vi ho anche spiegato, e quando abbiamo parlato all'inizio della parasha dei vestiti dei Kohen e Yot del Kohen Gadol, allora, a parte che erano vestiti regali perché erano le persone più importanti appunto del popolo, e dunque e Kvod Adam Levushot, come vi ho spiegato, l'onore della persona è il suo modo di vestire, e dunque una persona onorata deve anche vestirsi adeguatamente. Ma se mancasse uno dei quattro indumenti per il Kohen Ediot o degli otto per il Kohen Gadol, non poteva servire Hashem ed era molto grave, passibile di morte. Aval, otto Hashem lo aveva detto, dunque l'Urim Vetumim, sì, c'erano anche nel secondo Bet HaMikdash, però il Hoshen, pardon, Aval, otto Hashem lo aveva detto, però il nome ineffabile, appunto ineffabile di HaKadosh Baruch Hu, non era tra le pieghe. והשם אותו כתב הוא קרא משפט שנאמר ושאל לו במשפט האורים. את משפט בני ישראל, דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו, אם לעשות דבר או לא לעשות. ולפי מדרש אגדה, שהחושן מכפר על מעבדי הדין, נקרא משפט על שם סליחת המשפט. דונגו, סליחה, פרדונו, קומי פונטו, במסכת ירושלמי. היי, בואו.
volevo fare una domanda. Il Shema Meforash veniva pronunciato solo a Yom Kippur o veniva pronunciato sempre? No, no. Non, allora, Shema Meforash, che il Caron non può essere pronunciato, come sappiamo, solo da... in occasione, appunto, come hai detto, da Kohen Gadol, scusa, da Kohen Gadol, e credo però solo Yom Kippur, però adesso poi mi informo, perché Moshe Rabbeinu che è così che ha ucciso l'egiziano quando c'erano, no, che aveva colpito l'ebreo pronunciando Shema Meforash, però appunto solo grandezza di Kim, perché noi non, cioè comuni mortali non possiamo, giustamente, però devo mi informo, non so esattamente. Grazie per la domanda, Francesca. Già sapevo che sarebbe stata una domanda pertinente e difficile. Allora, vai, Tania, ragazzi. Allora, concludiamo oggi il capitolo, cioè penultima parte, per essere precisi, del capitolo 27, pagina 68, in mezzo alla pagina, ok? Ve lo ho, Ela. Ok? Dunque. Allora, ieri abbiamo parlato dei due tipi di piaceri, no? Come anche nel cibo c'è il salato e c'è il dolce, così anche a Kadosh Baruch Hu c'è due tipi di godimento che ha, nei dai tzadikim la trasformazione del male in bene e dai benonim invece il sopraffare il bene. E quando in entrambi questi casi sono due modi di servire Hashem, ognuno appunto secondo il suo livello, le sue possibilità, e che possono addirittura trasformare, noi almeno soggiogare, sopprimere, e questo è un grande piacere per Kadosh Baruch. Per di più, continua oggi, nel caso di cose che sono del tutto permesse, quando uno sacrifica i propri desideri, anche per un breve tempo, cioè, e questo perché? Cioè, ma se è permesso, perché devo soggiogare? Perché soggiogare la Sitra Achra, che sa, che come sappiamo è posizionata nella parte sinistra del cuore, e dà un esempio, dice per esempio, se desidera mangiare, ha fame, corpo ha bisogno e ci sta, però cosa fa? Se mangia subito, mangerà con troppo desiderio e troppo, no? Quando si, così. Allora cosa fa? Mangio, perché devo mangiare, il corpo ha anche bisogno delle vitamine, proteine, eccetera. Però sposta il pasto di un'ora, o anche meno, giusto per dare un esempio. E in questo lasso di tempo studia Torah, fa delle mitzvot, come poi è riportato nel Masechet Shabbat, capitolo 10, 10a, nella Gemara, che la quarta ora, e cos'è spiegato lì appunto? Che la quarta ora è l'ora in cui normalmente si mangia, ma quelli che appunto si dedicano a studiare la Torah mangiano alla sesta e hanno l'abitudine di soffrire la fame per due ore con questa intenzione, benché anche dopo il pasto continuano a studiare poi per tutto il giorno. Così, questo è un esempio. Poi un altro esempio, c'è quello che trattiene la bocca dal proferire parole che il suo cuore desidera molto di proferire e di esprimere a proposito di questioni profane, dunque parliamo ovviamente di Kedusha. Eppure, no, non lo dico, ho voglia di dire, ma non lo dico. E se imbriglia i pensieri della sua mente, anche in minima misura, e di modo sempre con lo scopo di soggiogare la Sitra Achra. Tanto più la gloria e la santità di Akadosh Baruch Hu si esaltano nelle sfere superiori. Dunque, questo trattenersi da non mangiare con troppa enfasi, con troppo desiderio, con troppa... ma un attimino calmare... questi istinti naturali che abbiamo, il mangiare il kasher al 100%, si fa la bracha prima e dopo, sono proteine e vitamine che il nostro corpo, che deve studiare Torah e fare mitzvot, ha bisogno. Però
Comunque, infatti c'è un concetto molto conosciuto che si dice Naval Birshuta Torah. Naval, vi ricordate, avevamo anche studiato nella bicchiera Naval, che rappresenta proprio in ebraico letteralmente sarebbe carogna, no? La carcassa di un animale morto. Dunque quello che si dice carogna. E uno dice può essere un Naval col permesso della Torah. Ma come? Appunto, mangia come un animale, si comporta, cioè, ma ho fatto la bracha prima, ho fatto la bracha dopo, sì, però c'è un minimo di contegno, c'è un modo di porsi, eccetera. E vai, René. Ok, oggi ne abbiamo 6 di Adar e i Tevilim sono dal 35 al 38 compreso. Incluso, fantastica. 35. Allora, le David. Allora, qui abbiamo un grido profondo di David a Hashem perché lo aiuti contro i nemici che hanno tradito la sua amicizia. Tantarara! Chi di noi non ha mai avuto un'esperienza del genere? Beh, io posso dire di sì, purtroppo. Persone su cui riponevi la fiducia, l'amore, l'affetto, sincero, puro. E bam! E voilà, tradimento. Questo stesso appello potrebbe essere pronunciato dal popolo ebraico che ha sopportato un secolo di oppressione selvaggia durante l'esilio, nonostante i vantaggi e la prosperità che la sua presenza ha sempre fruttato alle nazioni presso cui si è trovato. E a questo proposito mi sono ricordata di un articolo di un giornalista spagnolo, che nel frattempo è mancato, e che aveva scritto l'Europa aveva ucciso, massacrato, eliminato 6 milioni di professori, intellettuali, scienziati e la lista, per poi rimpiazzarli con 20 milioni, che adesso saranno anche già 30, di puntini e puntini, vedete voi. Ok? Anti, ok, antidemocrazia, anti, Eva, e mi fermo. Ok, di Davide Hashem. Vai Francesca, leggimi questo mizmor in italiano, Francesca Pavesi, con enfasi. Se ce l'hai davanti, poi Narciso preparati anche tu. Ce l'hai, Pavesi? Pavesi. Scusa, sto uscendo, scusa. Allora comincia direttamente Narciso, vai. Scusa. Di David, o Hashem, difendimi dai miei avversari, combatti coloro che mi fanno guerra, rinforzami con scudo e corazza, sorgi in mio aiuto, sguaina la lancia e sbarra la strada ai miei persecutori, di alla mia anima, io sono la tua salvezza. Arrossiscano e si vergognino coloro che insidiano la mia vita, indietreggino e siano delusi coloro che tramano per farmi del male, siano come la paglia dinanzi al vento, e l'angelo di Hashem li respinga, la loro strada sia buia e sdrucciolevole, e l'angelo di Hashem li insegua, perché senza alcun motivo hanno teso la loro rete in una fossa, senza alcuna ragione hanno scavato una buca per la mia anima. Lo colga la sventura senza che se ne accorga, lo intrappoli la stessa rete che ha nascosto e cada nella sventura. Allora la mia anima gioirà in Hashem, si rallegrerà della sua salvezza. Tutte le mie ossa diranno, Hashem, chi è simile a te? Tu salvi il povero da chi è più forte di lui, il povero e il misero da chi vuole sfruttarli. Ora si presentano dei falsi testimoni e chiedono ciò che io non so. Ricambiano male per bene, vogliono la morte per la mia anima. Fermati qua intanto, Francesca, grazie mille. Vediamolo adesso in ebraico. Le David, rivadonai ti rivai, lechamet lochamai. Achazek magen vezina vekuma beizrati. Veharek chanit uzgor likrat rotfai. Emor le nafshi yeshuate chanit. יבושו ויקלמו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויחפרו חושבי רעתי.
יוקמוץ לפני רוח ומלאך אדוני דוחה. יהי דרכם חושך וחלק לקות ומלאך אדוני רודפם. כי חינם תמו משחת רשתם, חינם חפרו לנפשי, תבואו שואה לא ידע, ורשתו אשר תמן תלכדו בשואה יפול בה. ונפשי תגיל באדוני, תסיס בשועתו. כל עצמותיי תאמרנה אדוני, מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. יקומון עדי חמאס אשר לא ידע, ישענו מי, ישלמו נראה תחת טובה, שכול לנפשי. ואני, בחלותם לבושי שק, עיניתי וצום נפשי, ותפילתי על חיקי תשוב. כריה, כאחלי, התהלכתי כאבן אם קודר שחור, ובצלעי סמכו ונאספו, נאספו עליי נכים ולא ידעתי, קראו ולא דם, בחנפי לעגי מעוג, חרוק עליי שינם. אדוני, כמה תראה, השיבה נפשי משוהם מכפירים יחידתי. Ashen fino a quando starai a vedere sottrai la mia persona alle loro insidie mortali, la mia anima ai giovani leoni, e io ti ringrazierò in mezzo a una grande assemblea, ti esalterò in mezzo a un'immensa folla. Odcha bekal rav be'am atzum alelek al ismechu yovai sheker son ai chinam ikritzuayim, fa che i miei nemici non si rallegrino di me ingiustamente, fa che coloro che mi odiano senza alcun motivo non strizzino gli occhi soddisfatti. No, questo modo di fare, no? Chi lo shalom è davvero ve al rig e eretz di vremirmot yachashov. Ecco, non parlano di pace, ma tramano inganni contro la gente tranquilla. E purtroppo ce n'è. Vai archivo all'IPM, amru, he'ach, ra'atta enein. ראית אדוני, אל תחרש, אדוני, אל תרחק ממני. העירה והקיצה למשפטי, אלוהי, ואדוני לריבי. שופטיני כצדקך, אדוני, אלוהי, ואל ישמחו לי. אל יאמרו בליבם, האח, נפשנו, אל יאמרו בלענו. יבושו ויחפרו יחדיו שמחי רעתי, ילבשו בושת וכלימה המגדילים עליי. ירום וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד, יגדל אדוני יחפץ שלום עבדו, ולשוני תהגה צדקך, כל היום תהילתך. סלמו, 36 מזמור למדבב. למנצח לעבד אדוני לדעת. נאום פשע לרשע בקרב ליבי. אין פחד אלוהים לנגד עיניו. כי החליק אליו, אליו בעיניו למצוא עוונו לזמן. דברי פיו אבן ומרמה, חדל להשכיל להתיר. אבן יחשוב על משכבו, יתייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. אדוני בהשמיים חסדך, אמונתך עד שחקי. צדקתך כהררי אל, משפטך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע אדוני. מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסי. ירווהו מדשן ביתך ונחל אדניך תשקל. כי עמך מקור חיים באורך נראה. משוך חסדך לראותיך וצדקתך לישרי לב. אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תנגן. שם נפלו פה לאבן דוחו ולא יחלו. Penultimo, 37, la mezzaia. Le David, al titchar bamrim, al teccane beosse abla, non competere con i malvagi e non invidiare coloro che fanno del male. Attenzione, molto forte questo passo. Perché presto appassiranno come l'erba e inaridiranno come tenera erba verde. Confida piuttosto in Hashem ed esercita il bene,
e lì potrai stare tranquillo sulla terra, essere nutrito dalla fede. Cerca la gioia in Hashem e Hashem soddisferà i desideri del tuo cuore. Affidali la tua condotta e confida in lui e Hashem agirà. Farà brillare la tua virtù come la luce e la tua giustizia come il mezzogiorno. Or, Urim, oggi abbiamo imparato degli Urim de Tumim, Or, luce. Le David al Titchar Bamreim, riprendo, al Tekanne Beoseabma, chi, Chechatsir Mehera Immanu, Chierek Deshe Ibon, Betach Badona Vaaseto, Shchon Eretz Ur Emna, Vit Annaga Ladonai, Vit Ten Lechamish Alot Libecha, Gola Ladonai Tarkecha, Uvtach Allah, Vehu Yaseh. והוציאך אור צדקך ומשפטך כצהריים. דום לאדוני והתחוללו, אל תתחר במצליח דרכו, באיש עושה מזימות. הרף מאב ועזוב חמה, אל תתחר אך להרע. כי מרעים יכרתון וקובע אדוני המה ירשועה, ועוד מעט ואין הרשע. והתבוננת על מקומו ואינים. וענבים ירשו ארץ, והתענגו על רוב שלו. זומם רשע לצדיק, וחורק עליו שיניו. אדוני, ישחק לו, כי ראה, כי יבוא יום. חרב פתחו רשעים, ודרכו קשתם להפיל, אני ואביון, לטבוח ישרדרף. חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשבר. טוב מעט לצדיק, mehamon reshem rabim, pochi ma buoni, come si dice, meglio il poco che alza di delle molte ricchezze dei malvagi, anche in questo senso, anche nel senso di pochi ma buoni. Kisroot reshem tishavarna vesomech tzadikim adonai yodei adonai emet mimim venachalatam leolam tihye lo yevoshu be'et ra'a uvimere avon isbau ki reshaim yovedu ואויבי אדוני כיכר קרים קלו ואשם קר. לא ורשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. כי מבורכיו ירשו ארץ, ומקולליו יקרא. מאדוני מצדי גבר קוננו ודרכו יחפץ, כי יפול לא יוטל, כי אדוני סומך ידו. נער היית גם זקן, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לך. Rachel, fai segno di che cosa su questo pasuk, vai. La Birkata Amazon. Raiti. Vai, vai, vai. Ganza, canti. Questa è una versione, poi ce n'è anche un altro modo. Ah, sentiamo, non la conosco io. No, questa. No, è quella in... Narraiti, ganza, canti, velo... Aspetta, dov'è? Veloraiti, veloraiti, e poi na na na, comunque è molto... Io non la so questo. Non la sai? È solo il finale, che è diverso. E tu cioè, ma no, ma sono diversi, però io conosco anche l'altra. Veloraiti, velosa, canti, capito? È diversa. Ah. Sì, ma cambia la melodia, sì. Questa non è quella... Questa qua la cantava un Rav, però poi c'era anche l'altra versione, e che fa, la conoscete tutti? No, com'è sì. Quella? Nar, oh mamma mia, il finale, aspetta. Nar, oh aiuto. Vai Rivka? Nar, vai. Casa canti, velo, raiti, velo. Vesaro, vesaro, Nar. Narraiti vea, dunque, narraiti gamza canti velo, raiti da di chineza, vezaro ve cascibe, vezaro, cascibe, adonai os le amo iten, adonai evare, etamo va shalom. E vai, fantastico. Io non la so allora, perché io sto imparando a dirla, la devo leggere. Ah, fantastica. Allora, siamo al Perek 37, al Pasuk 26, Chappav, Kole Yom Chonenu Malve, Vezar Oli Vracha, Surmera, Va'asetov, Ushon Leolam, questa famosissima frase,
di allontanarsi dal male, evitare il male, esercitare piuttosto sì il bene, e allora dimorerai in eterno. Che Adonai ohev mishpat velo yazov et chassidav leolam nishmaru vezera veshaim nifra. Tzadikim irshu aretz vishkenu la'ad aleha, pi tzadiki ege chochma ushonot et aver mishpat, Torat Eloav belibbo lo timad ashurav, sofer ashar hatzadik umevakesh la'amito, Adonai lo yazvenu beyado velo yarshienu mishavto, kavel Adonai ushmor darko verumimcha lareshet aretz, ויקראת רשעים תראה, ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רע ממנו. ויעבור והנה עינינו ואבקשהו ולא נמצא, שמורתם וראה ישר כי אחרית היא שלום, ופושעים נשמדו יחדיו, אחרית רשעים נפרטה, ותשועת צדיקים מאדוני מאוזן בצרה, ויעזרם אדוני ויפלתם, יפלתם מרשעים יושעם, כי חסו בו. Vado all'ultimo velocissima. Mizmore David Leskir, Adonai al beketzpecha tochichinu vachamat chatei asreni, kechitzecha nechatu vivatitchat ala yadecha, en metom bifsarim mipnei zahamecha, en shalom batzamai mipnei chatati. Ki avonotai avru roshi kemassah haved ikpedu mimeni, im ishu namako chaburotai mipnei valtina, aveti shachoti ad meot kol hayom koder ilachti. Ki chsalai malu nikle ve en metom bifsarim nefugoti venitkede קייטי עד מאוד שעתי מנהמת ליבי, אדוני נגדך כל תאוותי והנחתי ממך לא נסתר, ליבי סחרחר עזבני כוחי ואור עיניי גם הם אין איתי, ריטרוביאמו קורא דינו כל אור דלורים כבבוסטטו סתמתית, פרימה סתמתית, אוהביי וראיי מנגד נגעי יעמודו, קרוביי מרחוק עמדו, וינקשו מבקשי נפשי ודורשי רעתי בגוהבות ומרמות כל היום יהיו, ואני חרש לא ישמע וכאילם לא יפתח פיו ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות כי לך אדוני אוכלתי אתה תענה אדוני אלוהי כי אמרתי פן ישמחוני במות רגבי עלי דילו כי אני לצל הנכון ומחובי נגדי תמיד כי אבוני אגיד אדאג מחטאי מחטאתי פרדון ואויבי חיים עצמו ורבו שונאי שק משלמי רעה תחת טובה הסתנו מתחת רודפי טוב אל תעזביני אדוני אלוהי, אל תרחק ממני, חוש על עזרתי, אדוני תשועת. זכות הרבי מנך המשיח יגן עליי ועל כל אוהבי ואת כל מי שבשם ישראל יחונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל, שם טובים, ובכך. שיר המענות אל אדוני, בת שרה טלי קראתי ויענני. אדוני הציל הנפשי משפת שקר מלשון הרמיה, מה ייתן לך? ומה יוסיף לך לשון הרמיה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי נשק, שכנתי מעולה כדר, רבת שכנה לנפשי שונא שלום, אני שלום, וכי אדבר, המה במלחמה. זכות הרבנית הצדקנית הגן עליי ועל כל עבד, על כל מי שבשם ישראל יפונה ועל כל עובד בתוך ישראל. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מקורה, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואיך מעתה ועד עולם. E volevo concludere su quello che aveva detto Rivka, no? Che magari che tutto quello che sentiamo, cioè proviamo a ricordarci, vedrai, Bezrat Hashem, che col tempo mi leggerete come mi leggete in italiano anche l'ebraico, anche il Rashi, anche senza anche col Rashi, anche capirete tre quarti di Torah, non faccio lo sconto, tre quarti delle parole che pronunciate sia di Torah che di Tania che di Teili. Evviva, ci arriverete Bezrat Hashem. Sara, scusa, una domanda. Come hai detto che si chiama il tavolo di studio del Tempio? No, allora, il Bet Midrash è dove si studia, sì. Bet Knesset dove si prega, Bet Midrash dove si studia. Sì. Ho detto il tavolo del Bet Midrash. Ah, il tavolo del Bet Midrash, ok. Ecco. E della sinagoga di Datania avranno una bellissima tovale, ma ce la fai vedere? Ci dai uno sforzo? Vogliamo vedere anche noi la tovaglia del Bet Knesset che sta preparando Rivka per il Bet Midrash, fantastica.
Infatti, quando ero da lei, vi ho raccontato, no? Quest'estate ho visto, no? La macchina a coudre di. Vedi? Con la Shir. Mamma, che bello. Ma aspetta. È una Shir. Ma tovaglia questa? No, è un tessuto che io ho tagliato, l'ho comprato, l'ho tagliato. Ma, no, ce l'hai. Ma pazzesco! Mettila al contrario. Perché scusa. Non riusciamo a leggere. Allora. Mazzati e c'è Avanafshi Amen Rivka Rossella, guarda la prima frase che ho letto: ho trovato quello che la mia anima desidera e ama, che trovi il tuo mazal quest'anno. Amen. Che ne razzotto, dai, che meraviglia! Ma guarda, ma che roba! Bellissima. לכל נמלה עצל, רד רכיה וחכם, חכם דודי לי ואני לא הרואה בשושנים, אני חבצל את השרן שושנת הענקים, אם יש ככה יש להם תשכח ימיני, לסתול את ג'ינדום פה כזי. יו, עדסו מה נאמר. דרך ארץ קדמה לתורה, שושנת העמקים, אם יש ככה יש להם תשכח ימיני, אל תראה ישראל, bellissima, ma dai, io appena l'ho vista, tu devi sapere che io compro soltanto a Jerusalem. Wow. E quando vado in giro con mia sorella per strada e ci sono questi negozi di tessuti, io quando trovo qualcosa di carino lo compro sempre, l'ho presa e l'ho buttata là, ma è più di un anno che ce l'avevo là. Dai. Wow, ma proprio a pennello, cioè la tovaglia per studiare Torano, ma vedete un po', fantastico. Perché io ce l'ho queste cose, emozionate, Rivka, veramente. Vado in giro e vedo qualcosa che mi piace, la compro, perché anche se mi occorre subito, però so che comunque... Servirà sempre, hai ragione, brava, bravissima, fantastica. Baruch Hashem, noi passiamo col post-hut, non abbiamo fatto niente. Conosciamo, siamo tue amiche, ma ci passiamo con te. Ecco. Spero di vederlo di persona in Israele, tutte noi, amen. Cosa saremo a Natale? Amen. Dobbiamo farci Bezrat Hashem, ragazze. Adesso vi ho detto ancora, non so per la Bar Mitzvah, dovete organizzare più o meno per giugno un viaggio in Israele. Facciamo un viaggio tutte insieme. Nahon. Bellissimo, sarebbe bellissimo. Tutte insieme un bel viaggio in Israele, un viaggio di vita scolastica, ragazze. Ma come ci incontriamo a Jerusalem? A scuola, ogni giorno studiamo sui libri, una gita ce la meritiamo o no? Anche noi, voglio dire. Ragazzi, e dove siamo in Israele? Dove ci incontriamo? E dove no? Andiamo passiamo una giornata al mare a Natania, andiamo a Jerusalem, facciamo un giro, una gita facciamo di quelle Linender, Bezrat Hashem, amen. Ciao ragazze, ciao a tutti, ciao.